Mister del Monterosi Menichini, buonasera mister. Buonasera a voi. Insomma, 2-0 che l'Avellino porta a casa alla fine dei conti, anche tutto sommato in maniera meritata. Qual è la sua lettura di questa partita? Sì, quella che hai detto tu, l'Avellino ha giocato meglio, è vero che ha sbloccato con un gran gol di Carriero, che veramente è un gol, penso, del mese, gli ha fatto un grandissimo gol. E, però insomma l'Avellino ha manovrato di più, noi non abbiamo trovato la nostra miglior giornata, non siamo riusciti a esprimerci come avevamo preparato e come volevamo. Nel primo tempo abbiamo avuto un paio di opportunità, abbiamo sbagliato l'ultimo controllo, abbiamo tirato sbagliando la porta, che si poteva fare meglio, però c'è da dire che insomma, l'Avellino ha meritato. Noi dobbiamo meditare su questa sconfitta, dobbiamo rimanere umili, concentrati, perché il campionato è molto difficile sia in zone alte sia nelle zone basse della classifica. Mister, le chiedo se si aspettava un Avellino con Rizzo alto nei tre dietro l'attaccante, un ruolo che non gli abbiamo mai visto fare fino ad ora, però l'emergenza per i biancoverdi insomma ha dettato anche questo nuovo ruolo. No, onestamente insomma ho visto, non è che mi aspettavo questo, però diciamo che sono giocatori di qualità che possono fare un po' tutto, possono interpretare un po' tutti i ruoli. Però, come torno a ripetere, noi una giornata negativa abbiamo sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare. Quindi questo, sotto questo profilo dobbiamo essere molto più precisi, molto più determinati nelle conclusioni. L'ultimissima è proprio sul campionato, perché oggi Avellino e Catanzaro prendono due punti al Bari e anche al Monopoli. La Turris ha perso un'altra partita. Che idea si è fatto di questo campionato? Campionato che si deciderà chiaramente nel mese di aprile, si deciderà tutto alle ultime giornate. Adesso ci sono molti scontri, ci sono molte partite ravvicinate, è importante avere rosa numerosa da poter attingere e poi insomma i confronti diretti e gli episodi determineranno poi la classifica finale. Perfetto, grazie. Grazie mille a mister Menichini, tecnico del Monte.